Buongiorno ragazzi, siamo a Saglionze, vicino a Peschiera, e stavamo pensando di risalire la riva destra del lago di Garda e di portarci su una delle salite più ripide, penso, d'Italia, che è Punta Veleno, e se il transito sarà consentito proveremo a percorrerlo con la nostra auto elettrica. Transito consentito perché sappiamo che quella strada è un po' particolare, è molto stretta, ci sono dei tornanti anche con delle salite abbastanza ripide e non è aperta a tutti i tipi di veicoli. Quindi quando arriveremo lì all'inizio della strada vediamo se con la nostra auto possiamo percorrerla. Siamo arrivati a Torri del Benaco, ormai mi sa che il sole ci ha abbandonati. Siamo arrivati a Mugugnano, siamo a 90 metri sul livello del mare e qui dovrebbe esserci la strada che inizia a salire verso Punta Veleno. Quindi ci allontaniamo dalla statale, lasciamo la riva del lago e iniziamo a salire. Azzeriamo anche i consumi, così vediamo quanto consumerà l'auto in salita, poi vediamo anche a che altitudine arriveremo e poi magari vediamo anche quanto consumeremo o andremo a rigenerare nella discesa, che però faremo per un'altra strada. Al momento siamo col 76% di batteria, 478 sono i chilometri di autonomia indicati dall'auto e abbiamo percorso 80,9 km con 9,5 kWh per 100 km come media sui consumi. Andiamo a zerare il contachilometri e partiamo. Ora qui inizia la vera salita. E c'è un cartello di attenzione dicendo che la strada è impraticabile al ritorno agli scooter e alle auto con cambio automatico, i camper e ovviamente i camion, e mentre invece in salita sembra che comunque sia percorribile anche con auto e scooter, solo in discesa non è percorribile. Il cartello indica 8 km con una pendenza del 12%. Ragazzi, c'è una pendenza allucinante, cioè in video sicuramente non rende perché in video sembrerà spiana, ma è veramente veramente ripida, i tornanti sono piuttosto stretti, al momento abbiamo i consumi che stanno sfiorando i 50 kWh per 100 km, quindi direi piuttosto elevati. Abbiamo superato i 60 kWh per 100 km, ma la salita continua per altri almeno 5 km, credo. Mancano 10 tornanti e i consumi sono saliti a 66 kWh per 100 km. E la strada è anche dissestata, non riesco a tenere ferma la camera. Sono parecchie buche. Mancano 4 km alla vetta e la pendenza è salita al 15,5%, almeno così dicono i cartelli. I consumi addirittura sono a 68 kWh per 100 km. E abbiamo già raggiunto una quota di oltre 700 metri. kWh per 100 km, la batteria è il 68%, praticamente scende 1%, anche meno di ogni chilometro.
74,1 kWh per 100 km, la batteria è scesa ancora di un punto percentuale, 67%. Adesso dai cartelli sembra che la pendenza diminuisca un pochino. E abbiamo già superato i 1000 metri. Vito tornante, ne mancano ancora 4. Bene, siamo arrivati in cima, siamo a quasi 1100 metri, praticamente abbiamo fatto 1000 km di dislivello in neanche 10 km, il consumo adesso è sceso leggermente, ma abbiamo raggiunto un picco massimo di 75,2 kWh per 100 km. Ora siamo a 71,4 kWh per 100 km e la batteria è scesa parecchio in questi 10 km, è scesa al 66% e i chilometri di autonomia sono 411 indicati dall'auto. Io direi che la temperatura è scesa anche lei, sono 13 gradi contro i 20 e 21 che c'erano giù al lago. È scesa anche la nostra di batteria, quindi io direi apparecchierei per ricaricare noi. Io direi di provare a guardare dentro quel sacchettino che abbiamo preso dal fornaio cosa riusciamo a trovare. Buon appetito! Bene, mangiato abbiamo mangiato, direi che possiamo iniziare ad avvicinarci verso la discesa e andremo a vedere anche i consumi che avremo in discesa. Qui la strada è in discesa, infatti i consumi stanno già calando, sono a 50,8 kWh per 100 km. Al momento siamo a Prada e continuiamo a scendere fino a San Zeno di Montagna. Siamo arrivati a San Zeno di Montagna, abbiamo un 68% di batteria residua con 420 km di autonomia indicati dall'auto, quindi qualcosina abbiamo ricaricato, i consumi sono calati direi parecchio perché siamo a 24,2 kWh per 100 km e siamo a 600 metri sul livello del mare. Continuiamo la nostra discesa. Hey,
Bene, siamo arrivati a Peschiera del Garda. Qui finisce la discesa e anche, diciamo, la nostra gita giornaliera. Ora Jenner vi dice un po' di numeri. Siamo tornati al livello del lago, e quindi allo stesso livello dove abbiamo azzerato il contachilometri prima, e abbiamo un 67% di batteria residua con 414 km indicati dall'auto. I consumi sono scesi e siamo arrivati ad un consumo medio di 10,6 kWh per 100 km, quindi nei 60 km quasi percorsi abbiamo fatto una salita, direi, piuttosto ripida. E siamo saliti fino a 1100 metri con dei consumi abnormi perché avevamo dei consumi attorno ai 75 kWh per 100 km. Nonostante abbiamo viaggiato a una velocità ridottissima, perché comunque la strada era molto piccola, pericolosa, con dei tornanti molto stretti, quindi è stata percorsa tutta ai 20-30 all'ora. Sì, diciamo che con quei consumi l'autonomia della macchina non arrivava, non ho fatto i calcoli, ma sicuramente non superava i 90 km, penso. È ovvio che se la strada fosse stata per 90 km con quella salita saremmo arrivati a 9000 metri, Di quindi quota, quindi no, è una non cosa era possibile. impensabile. E niente, quindi sul consumo medio siamo tornati a 10,6 kWh per 100 km, quindi direi un consumo di tutto rispetto. Sul viaggio della giornata abbiamo fatto 185 km circa e abbiamo un consumo medio che si aggira attorno ai 9,9 kWh per 100 km, quindi al di sotto dei 10 kWh. Quindi sulla riva del Mincio chiudiamo questo video. Come sempre vi ricordiamo di mettere un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirci nelle nostre avventure. Al prossimo video. Ciao! Ciao!